Salve a tutti amici CPF Italia, questa è la mia prima video recensione, presentiamo la Eagletech G25C2. È stata acquistata con tutto il kit compreso, di varie prolunghe, filtri e cose varie, che adesso andiamo a analizzare. Allora, qui c'è il fodero, un bel fodero devo dire, con la doppia clip in caso si usi la prolunga quella più piccola, vedete. Classico strap dietro da mettere sulla cintura o cinturone, comunque c'entra. Questa è la torcia che andiamo a analizzare dopo. Abbiamo libretto di istruzioni, manuale rigorosamente in inglese, la registrazione e poi tutti gli accessori che andiamo a vedere. Allora, qui abbiamo la prolunga più piccola. Utilizzando questa potremo utilizzare la torcia con 3 CR123 oppure due batterie 18500. Mettiamo qua. Poi questa è la prolunga più grossa. Usando questa invece si ha la possibilità di utilizzare 4 CR123 oppure due batterie 18650. Da notare che utilizzando due batterie ricaricabili al litio si ha un piccolo incremento di luce. Questo diciamo che serve per rinforzo fra i giunti utilizzando la prolunga. Nel kit completo è compreso anche, vediamo un po', vediamo la scatola, un filtro diffusore stile Surefire da applicare alla torcia, lo proviamo dopo. Poi abbiamo i vari filtrini colorati da sostituire al diffusore, i quattro colori, interruttore di ricambio fluorescente, classico lacciolo da trasporto della Eagletech, poi abbiamo due ring di ricambio. Questo anellino che va incastrato al posto del supporto che mette la torcia candela. E questo invece va messo al posto del grip per l'impugnatura tattica. Adesso passiamo alla torcia. In questo momento è alimentata dalla batteria 18650. 3100, sempre della Eagletech. Gli spessori della torcia sono discreti, anche se potrebbero essere migliori, comunque trasmettono un'ottima resistenza. Un particolare della clip che c'è un anello di supporto sopra che impedisce lo sgancio. Come vedete si avvita la torcia, così configurata può anche essere messa in modalità candela. Adesso passiamo ai livelli, accendiamo, potenza massima. Se allentiamo leggermente passiamo al medio, ancora allentiamo passiamo al basso, allentiamo ancora passiamo al classico Farfly. Come vedete è piuttosto preciso nella regolazione e si può scegliere il livello anche da spenta, basta ruotare. Adesso abbiamo partito da Farfly, parte in Farfly, avvitiamo, medio, anzi basso, medio e alto. Premendo 20 volte
sull'interruttore posteriore, quindi accendendo e spegnendo 20 volte la torcia, si passa alla seconda modalità, che praticamente sarebbe testa avvitata, potenza massima, leggermente allentata, medio, ancora più lenta, strobo. Come la vecchia EagleTurk T20C2, anche questa c'è il sistema di attivazione della strobo rapido col tasto posteriore. Si può attivare tenendo la testa avvitata, premendo sempre 20 volte, si attiva la modalità strobo, così in maniera che si può accendere, rilasciare, ripremere, parte la strobo. Cos'altro dire? Parabola piuttosto profonda, con un leggero buccia d'arancia, vedete la ghiera in cima, si può svitare e si può avvitare il filtro diffusore. Filtro diffusore al suo gancetto fisso che non si riesce ad aprire, se no con volontà. Aprendolo rimane fisso bello da una parte che non si muova e si può usare la torcia senza. In caso in cui volessimo cambiare colore, basta svitare questa ghiera e si può cambiare il filtro, come vedete. Mi pare che per il momento sia tutto. Spero che la prima video recensione vi piaccia. Ci rivediamo alla prossima torcia.